parla di legislazione nei campi dei rifiuti, della normativa europea, quella nazionale, della normativa regionale, modello di gestione, di come ridurre i rifiuti. Allora, il tempo è prezioso, quindi anche il tempo va speso bene. Solo un saluto, e solo perché spiegare perché Fondazione per Leggere è qui, è con voi, è qui a parlare di ambiente e ha voluto promuovere questo progetto. L'informazione sui temi dell'ambientale è un'informazione che oggi è doveroso trasferire a tutti i cittadini, sia ai cittadini che a chi invece si occupa in maniera professionale nell'ambito dell'amministrazione di questi temi. Fondazione per Leggere tra l'altro opera su un territorio importante che è quello del sud-ovest milanese, un territorio che comprende una popolazione di più di 500.000 di abitanti ed è un territorio anche delicato, delicato perché siamo vicini alla metropoli e tuttavia abbiamo ancora in tante nostre realtà, nei nostri comuni, una valenza agricola molto importante. Siamo, diciamo, a metà strada tra la grande metropoli, quindi con quelle sue appendici di inurbamento e delle zone ancora prevalentemente agricole. Abbiamo sul nostro territorio anche delle eccellenze, quindi troppo spesso si fa riferimento a realtà che magari vengono descritte all'estero o in regioni lontane dalle nostre, basta spostarsi di qualche chilometro e noi troviamo che magari su un comune piuttosto che su un altro ci sono delle eccellenze, laddove si fa una buona raccolta differenziata, laddove ci sono dei buoni impianti di biomassa, eccetera, eccetera, eccetera. Fondazione per Leggere, che ha come missione principale quella di dare pieno accesso alla cultura e favorire la lettura in tutte le sue forme, è qui anche per favorire il pieno accesso all'informazione. Oggi l'informazione ambientale è qualcosa di essenziale e importantissimo. Quindi vi ringrazio di essere qui, mi auguro che sarete con noi anche nei prossimi appuntamenti che portiamo su tutto il territorio, vi auguro veramente una buona serata. Bene, buonasera a tutti e ben ritrovati. Questa sera siete di più, ecco, sicuramente contiamo di essere sempre di più. Vi ringrazio per la vostra ancora disponibilità. Questa sera è una serata importante, come sono tutti, ma questa in particolare perché abbiamo l'opportunità di poter avere qua con noi quindi Roberto Cavallo, e che è una persona che ho conosciuto qualche anno fa, ma che ci ha dato tanto anche già sul nostro territorio, perché già con lui collaboriamo sul nostro territorio e già i frutti della collaborazione si stanno già vedendo. E poi con noi ci sarà Marco Padovani, che è direttore del Consorzio dei Comuni dei Navigli, una serata a due mani, chiamiamolo così, anche a quattro mani, a quattro mani, è una serata appunto in cui tratteremo l'argomento dei rifiuti. Abbiamo trattato la settimana scorsa, due settimane fa, l'acqua, spero che sia stato non impattante, ma penso una serata positiva per tutti, e sono sicuro che questa sera sarà ulteriormente positiva. Avremo poi dopo altre tre sere importanti, però diciamo, io volevo farvi una piccola introduzione di Roberto Cavallo, perché mi sono portato anche un qualche cosa da leggere, perché non volevo perdermi niente della sua vita e del suo percorso che ha fatto. Quindi Roberto Cavallo è nato a Torino il 14 febbraio del 1970, 10 anni meno di me, questo è una cosa negativa per me, però sono contento per lui. Grazie Roberto. Ma anche perché insieme abbiamo provato a giocare anche a ping pong. Lui a ping pong è in Serie C, quindi ha una squadra con il suo figlio e tante altre persone, e mi sembra che la squadra prima era a vederlo giocare, probabilmente si dice è un giocatore di ping pong e magari ha poco a che fare con l'ambiente. In realtà è il massimo esponente, perché abbiamo qua, si è laureato alla facoltà di agraria dell'Università di Torino, dal 1996 lavora in Erica, di cui è stato direttore nel periodo tra il 1997 e il 1999. Da quell'anno ricopre il ruolo di presidente, ha un'ampia esperienza nello sviluppare e coordinare progetti ambientali a livello locale, tra cui anche qua nel territorio del Consorzio dei Comuni dei Navigli, nazionale e internazionale. È stato inoltre consulente dell'associazione
HCR, non vi leggo tutta la parte perché comunque è scritto tutto in inglese e poi dopo magari lo tradurrai tu, Roberto. Annovera infine partecipazioni in numerosi volumi fotografici come autore di disegni scientifici e fotografie e ha pubblicato diversi volumi tra saggi, romanzi e raccolte di racconti. Qua noi questa sera abbiamo anche una delle sue ultime pubblicazioni che è Meno 100 kg. E lo stiamo pubblicizzando anche nel corso di compostaggio perché è la cura dimagrante. È la cura dimagrante, è la cura dimagrante che dobbiamo fare, quindi in questo caso nell'ambito dei rifiuti, chiaramente. Ecco, quindi non è una cura dietetica per il corpo, ma è una cura dietetica per l'ambiente, sicuramente. Molto interessante, anzi direi veramente geniale in alcuni suoi aspetti.